God's greased lightning. Guarda, allora nacque, dopo una lunga stagione, perché noi avevamo cominciato come compagnia dell'Arancia nell'88 con i musical, con Piccola Bottega degli Orrori. Questo nasce nel 97, quindi 9 anni dopo che la compagnia era nata. Questo è stato il musical che ha rotto proprio quella barriera che c'era tra un pubblico semplicemente teatrale a un grande pubblico, grazie anche all'interprete, perché Lorella era proprio all'apice del suo successo, era bravissima, era piena di entusiasmo, quindi è stato lo spettacolo che ha fatto capire quanto ci si può divertire a teatro. Noi come compagnia venivamo da altri spettacoli anche impegnati, tipo West Side Story, Cabaret, eccetera, però anche spettacoli divertenti. Avevamo voglia di, proprio il desiderio di far capire che anche noi in Italia potevamo fare qualcosa di buono, di grande, di entusiasmante. E con Grease ci siamo riusciti. Grease è stato solo a Milano, non so se ha fatto, non so, 200 repliche solo per Milano, tra il nuovo e le altre riprese e il Palabobis, insomma siamo stati tantissimo, non so, 300.000 spettatori solo a Milano, quindi è stato lo spettacolo che ha detto: ah, ma esiste questo genere di spettacolo divertente, anche perché abbiamo tradotto tutto come era nostra abitudine, perché prima c'erano i soldi contro, non si traduce, eccetera, invece io non ho la traduzione, sono perché questi sono spettacoli popolari, sono spettacoli che devono arrivare, l'entusiasmo deve arrivare e quindi è importante che la gente capisca tutto, eccetera. Grease poi ha un suo valore da solo, perché è uno spettacolo pieno di ricordi. E uno pensa che Grease è ambientato negli anni 50, ma scritto da persone negli anni 70, ma che ricordavano gli anni 50, è incredibile. Quindi vuol dire che c'è nelle varie generazioni una voglia di anni 50 che continua ad esserci, perché è lì che è nata la musica che ascoltiamo oggi praticamente, e quindi ci appartiene. Grease è questo. Farlo oggi è una tigna, come si dice, non so se funziona, va bene. So che ci sono persone che non l'hanno mai visto e quindi come facevo a non farlo? Dovevo per forza farlo per persone che non l'hanno mai visto, quindi che verranno, forse lo vedranno anche questa sera stessa, e gioiranno, spero, si divertiranno a questo spettacolo simpatico, semplice, ma pieno di energia. E la cosa più bella di questa edizione è sicuramente il cast. In questi anni i cast sono cresciuti molto, non c'è più in giro uno spettacolo dove ci sia un cast scadente, no, non è più così, i problemi sono altri, quindi non so se oggi serve Grease o non serve, però serve sicuramente questa energia, questa voglia di andare avanti. È bello questo è il teatro. Vivo. È vivo. Certo, questo teatro così leggero, come l'hai chiamato tu, Grease, l'hai dato sfumeggiante, leggero, è uno spettacolo difficile, come tutti gli spettacoli. Come tutti gli spettacoli musicali. Sembrano semplici, sembrano... Che ci vuole? Fai un balletto, canti, reciti, fai la scena e vai. No. Oppure si alza un sipario, si abbassa un sipario, entra una scena, su una scena si illumina una cosa, un suono. No, è una coordinazione di tutte queste cose e non tutti sono nel mestiere, quindi bisogna istruire le persone, bisogna insegnare. Lo spettacolo sicuramente lo fa la produzione, sicuramente lo fa il regista che è a capo di questa cosa, ma credimi, un regista non vale niente se non è contornato da persone di un certo livello, di una certa capacità, di un certo grind e di una certa passione. La passione è la prima cosa, e capire cosa stai facendo. L'ultima mia invenzione ormai da un po' di anni è Marco,
Marco ha tutta una sua strada particolare, ma l'affascinante è che proprio la passione per il teatro musicale gliel'ho data proprio io. È un'emozione incredibile poter lavorare accanto a Saverio, perché ho fatto l'assistente anche ad altri registi e ho potuto vedere la differenza di metodo di lavoro fra di loro, e devo dire che in Saverio ho trovato la persona che stavo cercando come mentore rispetto al mio percorso di formazione teatrale. Non credo che ce ne sia un altro in Italia, inutile negare l'evidenza, insomma, o Saverio o niente. E la Compagnia dell'Arancia festeggia 30 anni di vita, e lavorare per la Compagnia dell'Arancia è un punto d'arrivo più che di partenza per chiunque, e quindi pensare che questa collaborazione sia la possibilità di far continuare una realtà così importante che non deve fermarsi nel teatro italiano è una grande responsabilità, una gigantesca responsabilità che però spero di poter meritare, insomma, quando Saverio riterrà opportuno. Saverio sarà sempre nelle là dietro, cuori. Sì, sempre a guardare come Garinei in fondo al teatro e a bacchettarsi. No, il metodo Marconi è molto semplice, ci vuole una enorme competenza, una grande conoscenza dello spettacolo, delle varie uno studio del copione, in tutte le sue parti, dalla drammaturgia alla parte tecnica, e soprattutto una grandissima esperienza nel scegliere gli interpreti dello spettacolo. Saverio è davvero la persona che riesce a capire da un semplice gesto, anche da come solo la persona entra in palco durante i provini, lui capisce se è la persona che sta cercando, ancor prima che pronunci una sillaba. È straordinario, è la cosa che in assoluto gli invidio di più, perché poi, come dice Saverio sempre, lo spettacolo al 90% è fatto dal cast e da nessun altro. Sì, uno può essere bravissimo, come ti pare, bellissime scene, però poi dopo servono due cose: un bel testo e un cast eccezionale. Tutto il resto è facile. In bocca al lupo dai musical. Crepi! Dai musical! Vai!